Prego, consigliere Boato. Buonasera. Proprio come diceva il consigliere Giuranna, i fascismi 2.0, non c'è traccia su questo ordine del giorno. Sono passati oltre 70 anni dal fascismo ed altri totalitarismi si sono mostrati più attuali e per giunta più pericolosi. Eppure non c'è menzione in questo ordine del giorno, neanche un vago richiamo in extremis. Non c'è traccia di comunismo, dittatura del proletariato, ateismo di Stato, brigate rosse, nuove BR, nuclei comunisti combattenti. Perché ignorare lo striscione di febbraio 2018 a Modena? Maresciallo, siamo con te, meno male che Tito c'è, con falce e martello, o il corteo di Macerata, ma che belle sono le foibe da Trieste in giù, ed altri violenti cortei di sedicenti antifascisti. Ci ricordiamo l'immagine di quella maestra che augurava la morte alla polizia? Dimentichiamo così Stalin e anche Mussolini, che venne dal socialismo naturalmente. Non c'è traccia dell'islamismo, insieme di ideologie che ritengono che l'Islam debba guidare la vita sociale, politica e personale, col rischio delle libertà, in particolare religiose e della donna. E ciò non vale solo nei paesi islamici. Chi migra in Italia non è necessariamente oppositore di quanti reclamano la morte per Asia Bibi. Mi chiedo il perché di un ordine del giorno che riguardi esclusivamente il passato remoto, trascurando completamente l'oggi. Detto dalla sospetta non attualità del tema, non posso non avvertire un rischio di strumentalizzazione per altri scopi, come usare dei valori condivisi, come l'antifascismo, per consacrare parti politiche e soprattutto delle ideologie tra le più svariate, riferendole impropriamente e arditamente ai fondamenti della patria, con la pretesa di assolutizzarle, usando anche il vittimismo o sindrome di Calimero. Ci sono tracce anche in questo ordine del giorno. Non è che tutto ciò che è di sinistra, violenza inclusa, è antifascista, mentre ciò che non è di sinistra allora è fascista. Giova ricordare che in Italia c'è stata la liberazione, non la rivoluzione d'ottobre. Tra queste ideologie, omosessualismo e gender, si vedono immagini di asseriti figli di coppie omosessuali accanto ad antifascisti storici. Questo ordine del giorno richiama espressamente un inedito concetto ideologico rispetto alla Costituzione, l'identità di genere, traduzione dall'inglese gender. Quindi stressa il concetto di antifascismo per farlo calzare a forza sulla nuova ideologia di genere dietro improbabili discriminazioni. È difficile credere che gli omosessuali, che da anni fanno carriera e fortuna in tutti i gangli sociali, financo religiosi, siano vittime di pregiudizi etero. Papa Francesco aveva definito la colonizzazione ideologica del gender più pericolosa delle dittature. Per voi Papa Francesco è razzista? Il migrazionismo, idem. Chi è contro l'immigrazione senza limiti è razzista, xenofobo e dai che ti dai, fascista, ovviamente. Gli sconfitti alle urne si promuovono ora dando del fascista a buona parte degli italiani. Ecco il razzismo nel miscuglio di questo ordine del giorno che confonde storia col dibattito pubblico attuale. L'aborto, osteggiano persino il diritto all'obiezione di coscienza. Un'associazione antifascista a febbraio 2018 dichiarava che i fascisti del terzo millennio vorrebbero cancellare l'aborto. Ma come si permettono a dare del fascista a chi è contro l'aborto? Capogruppo Giuranna, ma lei da che parte sta? Anche Papa Francesco sarebbe un fascista del terzo millennio? Da noi a Paderno Dugnano la fantasia non è certo mancata e si è intravisto persino un originale accostamento tra antifascismo ed R3 Parco di Via Gorizia. Guardate bene su alcuni manifesti. Mi domando che c'entra, se non ai fini della contingente strumentalizzazione della politica, addirittura locale. Oggi la libertà di espressione è ancora a rischio, vi do ragione, ma in modi nuovi e da parte di diversi soggetti. Se dichiari qualcosa non in linea con questi pensieri, ti trovi contro manifestazioni, associazioni, lobby e processi penali. E chi ti perseguita millanta pure che stia difendendo i valori costituzionali. Di certo non quello sulla libertà di espressione, articolo 21 della Costituzione. Colpiscono così scienziati che esprimono le proprie risultanze critiche, ad esempio sull'omosessualità. E ricordiamo, non tutti possono permettersi difese per accuse a vanvera, tipo sequestro di persona. Dall'altro lato, dobbiamo invece assistere a manifestazioni non fasciste, ma manifestamente oscene e offensive del pubblico pudore, senza fiatare, per non aver problemi, cosa che l'ultimo capoverso dell'articolo 21 esclude espressamente. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
Avverto pertanto un serio sospetto di politicizzazione dei valori comuni che mi appartengono, che stanno alla base di questo ordine del giorno. Questo non intendo permetterlo. Quelle sempre più frequenti manifestazioni fasciste che proclama nelle premesse lo ritengo surreale, pretestuoso ed anche offensivo per i cittadini. Pertanto, proprio per difendere questi valori da un simile contesto di strumentalizzazione, voterò contro. Grazie. Grazie, consigliere Boato. Ricordo al pubblico che non si può applaudire. Cedo la parola al vice sindaco, poi votiamo l'ordine del giorno. Sì, grazie. Niente, io nel mio intervento voglio soffermarmi più che altro a quello che si chiede al sindaco e alla giunta di fare e quello che vorrei trasmettere, perché poi in questo ordine del giorno si crea una confusione. Sembra si voglia far passare che questa amministrazione non applica la Costituzione italiana. Questo a Paderno Dugnano non avviene assolutamente. Questa è una città che ha sempre rispettato e ha sempre fatto applicare la Costituzione in ogni atto che viene fatto all'interno di questa amministrazione, di questo ente locale. E quindi venire a chiedere a questa amministrazione di non concedere spazi, patrocini e contributi a chi non rispetta la Costituzione, io lo direi che è superfluo, perché noi non abbiamo mai dato spazi, contributi, patrocini o qualsiasi altra cosa a chi è al di fuori della Costituzione. Quindi generare falsi allarmi o false situazioni, falsi contesti, secondo me non aiuta al rispetto della Costituzione, ma anzi permette a qualcuno di pensare che ci sono città che non applicano la Costituzione. Se vogliamo veramente difendere e rispettare i valori della Costituzione, iniziamo a trasmettere che questa città già lo fa questa cosa, e quindi è inutile e pretestuoso portarla in quest'aula. Andiamo in giro a dire tutti quanti che Paderno Dugnano è già rispettosa della Costituzione. Già questo è lanciare un bel messaggio. Fatelo, non all'interno.